soltanto banderuole, che non hanno fatto in molti casi nessun percorso civico. Secondo noi un candidato sindaco deve soprattutto essere una persona che rappresenta e sostiene i problemi, le necessità e la capacità di risolvere il problema dei cittadini. Non una persona messa lì un mese prima delle elezioni perché è conosciuta sulla stampa o perché è frutto di un accordo a Roma, come per esempio è avvenuto per la coalizione di destra. Una persona che nemmeno sa parlare in pubblico, perché non l'abbiamo visto nei confronti che ci sono stati. Siamo rimasti senza parole. Io non credo di essere niente di particolare, ma almeno mettere due parole in fila ci riesco. Sapere di cosa sto parlando ci riesco. Ovviamente non posso approfondire tutti gli argomenti, ma sono 7 anni. Noi sono 7 anni che facciamo una cosa che si chiama volontariato politico. Che cos'è? Una cosa ce la siamo inventata. L'amore smisurato per questa città. Quindi che cosa vuol dire? Aiutare, sostenere, affiancare i cittadini, lottare al loro posto. Questo microfono rosa sicuramente l'avete visto perché siamo andati in piazza, abbiamo cercato di difendere i cittadini, i residenti, i commercianti nel momento in cui è stato fatto un piano del traffico abusivo, perché non esiste un piano del traffico in questo momento e sono stati stravolti il traffico cittadino, peggiorata la situazione economica, mentre nel porto non si apre bocca di una situazione di degrado e di anarchia assoluta, abbiamo il record del commissariamento. In una situazione del genere con un presidente della regione toscana a cui che ci ha chiesto, ma mettetevi tutti insieme perché non devono vincere quelli, quell'altri. Noi abbiamo chiesto due cose alla regione toscana. Uno, che facesse immediatamente le bonifiche per far reinsediare le industrie come ha fatto a Piombino. 500 milioni di euro a Piombino, zero a Livorno. Zero a Livorno, questa è una cosa di cui ci si deve arrabbiare. E i candidati non lo stanno dicendo nessuno, perché? Perché la politica ha fatto accordi, quindi certe cose non vanno tirate fuori. Se noi continuiamo su questa strada, continuiamo a lavorare non parlando di alcuni argomenti che danneggiano Livorno, perché? Perché lo ha detto qualcuno, noi continueremo a essere la cenerentola della Toscana. Noi abbiamo una teoria, perché sinceramente da cittadino io non me lo spiego questo atteggiamento. Livorno è una città con delle infrastrutture strepitose. Siamo il porto principale della Toscana, abbiamo una città disegnata dal Bontalenti, abbiamo una città nuova che ha spazi, vie, palazzi, possibilità di sviluppo, abbiamo uno dei più bei lungomari, balneabile fino ad ora, quindi il turismo, tutte le possibilità del mondo, alle nostre spalle c'è la più bella regione di tutto il mondo. Bravo. Non ci sentiamo nemmeno toscani, non ci sentiamo in grado di rappresentare la Toscana, ma perché? Noi pensiamo che ce l'hanno voluto far credere questa cosa qui. Ce l'hanno voluto far credere perché torna, perché qui c'è l'interesse e ce ne sono tanti. Ma non sono gli interessi di partito destra, tutti gli interessi sono fuori da Livorno. Tutte le città della Toscana hanno interesse che Livorno si riduca in questo stato pietoso. E loro ci mangiano. Nazionale che mi dice bisogna tenere gli equilibri con Firenze, con certamente, perché Livorno è rimasta isolata, è rimasta isolata perché ci sono stati, scusatemi, dei sindaci che hanno fatto delle cose che assolutamente portavano a una anarchia, come se Livorno non avesse bisogno di nessuno, e qualcuno gli tornava comodo che ci fosse una situazione del genere. Firenze guadagna milioni, milioni di euro dai turisti che scendono al nostro porto, a noi non rimane un euro. La cooperativa che gestisce il turismo qui in Piazza Grande, la cooperativa di Firenze che vende pacchetti turistici per andare a Firenze, per andare a Pisa, per andare a Lucca, città che se ci andate sono rifiorite, o non ci saranno amministratori più stupidi. Quello è certo. O noi ci sa, o noi ci portano via tutti i soldi. Io direi che è una combinazione di queste cose. Sì. Allora, nel momento in cui però c'è una proposta di candidatura a sindaci, ovviamente finalmente si può fare una svolta. Col cavolo che si può fare una svolta. 6 mesi abbiamo fatto come lista piattaforma civica, ci siamo presentati a luglio. A luglio abbiamo detto, chiamiamo una piattaforma civica, apriamo il dialogo con tutte le forze politiche. Noi siamo un gruppo civico, siamo legati ovviamente alla città, però ve lo dico, noi siamo antifascisti, qui fascisti non se ne devono vedere. Questo lo volevo.
indipendentemente, perché noi stiamo parlando di interessi per la città, noi dialogheremo con tutti se c'è l'interesse della città. Certamente c'è un perimetro che deve essere stabilito, questo lo faccio per chiarezza a tutti quanti. Detto questo, abbiamo parlato con tutte le forze politiche che a Livorno avevano un peso. 6 mesi senza parlare di programma, non gliene fregava niente a nessuno, ci siamo arrabbiati, gliel'abbiamo detto in tutti i modi, gliel'abbiamo 400 pagine di programma, lo sapete cosa ci hanno detto? Dice non serve, tanto l'importante sono le alleanze. Per cosa? Per metterci la faccia di un professorino che si presenta col frate? Questo è il sindaco che si vuole? Gli abbiamo detto di no, a me mi dispiace, gli abbiamo detto di no, che poi 2 minuti dopo bisogna andare a occupare le case. Mi dovete scusare, ma non è quel modo, quella gente che occupa deve essere tutelata e non deve occupare, deve trovare risposte dall'amministrazione, ovviamente, perché si fanno le cose